Qui a Trieste il tutto potrà tranquillamente coesistere così anche col vecchio acquario di vecchia concezione ed è sicuramente un digitale innovativo collegato alla scienza che potrà quindi opporsi al digitale che troviamo tutti noi sui social oggi, che è il digitale delle fake news, che tanto è contrario alla scienza, e soprattutto è un digitale che permette di non far soffrire gli animali in alcun modo e di essere, potremmo dire, un meta acquario, ovvero un acquario che va oltre l'acquario stesso, ma che ci permetterà di vedere tanti acquari in giro per il mondo e di cambiare costantemente se stesso, rimanendo sempre nella scientificità, nella divulgazione naturalistica di quello che è il nostro mare. E poi l'atto fondamentale riporterà a Trieste il battiscafo Trieste, che pochi ricordano quando fu costruito sarebbe dovuto finire a Trieste il Museo del Rico, poi per note vicende ora è negli Stati Uniti, però avremo la ricostruzione del battiscafo con tutta l'esperienza meravigliosa di poter anche salirci. Oggigiorno i giovani sono più abituati al digitale che al reale. Usando il digitale, questa volta per fini buoni e positivi, vedremo di farli stare nel loro mondo a cui sono più abituati, insegnandogli però quello che è il mondo reale.